Complimenti! Nonostante il clima, naturalmente, che è caratterizzato da una sconfitta, vi prego, non disperdiamo questa esperienza e facciamone tesoro e ricostruiamo da domani quella società e quel mondo che vorremmo tutti insieme davvero, e dal punto di vista politico, cambiare. Debbo dire che più che vincere il centrodestra, forse siamo noi ad aver perso. Bravo. Evidentemente il contatto con la città è venuto meno. A differenza di altri che comunicano quello che non fanno, noi abbiamo avuto una grande difficoltà a comunicare quello che abbiamo realizzato e quello che avremmo potuto realizzare. Lei ha detto questa dinamica nazionale, obiettivamente i risultati sono abbastanza uniformi tranne Padova per il centro-sinistra. C'è però un caso Liguria in più, nel senso che voglio dire, in Liguria il centro-sinistra ha inanellato una serie di sconfitte a partire dalle regionali molto pesanti. Le regionali, Savona, Genova, stasera anche La Spezia. C'è un problema anche di classe dirigente del centro-sinistra in questa regione, o è soltanto una congiuntura a suo avviso? Io penso che le dinamiche, forse siamo in Liguria, abbiamo anticipato i tempi. Per quanto riguarda l'esperienza delle regionali, davvero in questo caso, se quanto ho affermato in apertura non ha vinto il centrodestra ma ha perso il centro-sinistra, mi consenta, come diceva qualcuno, in Liguria siamo andati peggio, cioè abbiamo creato proprio tutte le condizioni perché il centro-sinistra perdesse e non vincesse. Credo che neanche Toti si aspettasse di vincere, insomma. Siamo stati bravissimi nel farci il karakiri. Dobbiamo capire il perché non riusciamo dalle regionali in avanti a costruire un rapporto di fiducia e quindi anche di credibilità con il nostro elettorato, con l'elettorato genovese lì. O questa sconfitta ci fa guardare in faccia la realtà, e cioè che nel nostro paese non esiste più una coalizione di centro-sinistra, cioè non c'è un'offerta politica a cui tanti cittadini italiani, io credo, guarderebbero con favore, e che i partiti e la coalizione va rifondata da zero, e questo è un messaggio anche nazionale, perché la sconfitta è genovese, ma non è solo genovese, oppure siamo destinati a continuare a perdere anche nei prossimi anni. Che Bucci diventa sindaco con gli stessi voti più o meno che poteva avere Forza Italia 10 anni fa, quindi non è che abbia preso chissà che voti nuovi, mentre noi abbiamo almeno portato all'astensione i 2/3 dell'elettorato storico della sinistra. Un elettorato che non si è recato a votare, un elettorato che ha bisogno di una proposta politica cittadina di centrosinistra rinnovata. Ci saremo da domani, il sole comunque vada, sorgerà di nuovo, diceva Obama, e lo pensiamo anche noi. Dovremmo essere più forti di più, convincere tutte le persone che non hanno creduto o conosciuto le nostre proposte, e lo faremo lanciando un appello nei prossimi giorni per ricompattare tutta la parte migliore di Genova e mandare via nel più breve tempo possibile le persone che governeranno non per l'interesse comune questa città.